Ragazzi, bentornati in un nuovo video. Allora, oggi vi mostro quello che ho acquistato sul sito di Pink Panda. Primo ordine fatto da Pink Panda. Qua c'è ancora il bustone. Ho aperto per vedere se ci fosse tutto, se fosse tutto intatto e poi ho rimesso via. Primo ordine veramente di Pink Panda, ero curiosissima, ho acquistato giusto solo tre pezzi di una collezione che volevo, che non riuscivo a trovare dei pezzi, questi pezzi qui non riuscivo a trovarli su altri siti. Ora vi mostro di cosa sto parlando, ma prima, se ancora non l'avete fatto, vi ricordo se avete voglia di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like e un commentino a questo video, se ne avete ovviamente voglia. Allora, devo dire che l'imballaggio di questi prodotti è fantastico, top veramente, perché sto facendo un casino assurdo, perché all'interno, cioè di questo sacchetto qua, c'è tutta questa carta con le bolle e protegge veramente benissimo i prodotti. Poi i prodotti erano avvolti da questa carta meravigliosa. Guardate che bella. Io questa carta la vado a tenere perché non voglio assolutamente buttarla, è stupenda. E i prodotti erano ulteriormente imballati singolarmente con questa carta con le bolle rosa, che è magnifica, che anche questa non vado a buttare, la tengo, magari mi può servire. Appunto, andrò a riciclare per altre cose, quindi singolarmente sono stati impacchettati. Quindi io devo dire che l'imballaggio di Pink Panda è top proprio. Secondo me dovrebbero tutte le aziende imballare i prodotti in questo modo per evitare che magari le cose arrivino rotte a destinazione. Allora, a fine video andiamo anche ad aprire. Ta-da! La mia prima mystery bag, questa è la mystery bag edizione natalizia, quindi Christmas edition. Allora, vi mostro quello che ho preso. Apriamo il primo pacchettino. Ta-dan-ta-dan-ta-dan. Ecco qui. Allora, ho preso dei pezzi di Essence e qualcosa di appunto Catrice per quanto riguarda questa collezione che hanno collaborato appunto. Per quanto riguarda questa collezione della Disney, allora Essence ha fatto una collezione per quanto riguarda le principesse, mentre Catrice ha fatto la collezione per quanto riguarda le cattive, le streghe cattive. Quindi io avevo visto questa collezione da un video di Laura Lupò, che io seguo, mi piace tantissimo, mi piacciono tantissimo i suoi video. E quando lei aveva fatto quel video si poteva trovare solo da Cosmetic for Less questa collezione, soltanto che quando sono andata a vedere era già terminato quasi tutto e poi era introvabile. L'hanno messa su Pink Panda, ma non tutto. Infatti io avrei voluto acquistare tantissime altre cose, ma non c'erano proprio, evidentemente non erano proprio arrivate. I set di pennelli stupendi che non c'erano insieme alla pochette, c'erano quelli singoli venduti singolarmente, ma non li ho presi. C'erano anche altre palettine che ancora appunto non erano arrivate, quindi vabbè, per quello ho preso soltanto tre pezzi di questa collezione, ma avrei voluto prendere di più. Allora, per quanto riguarda la Essence appunto delle principesse, io ho preso Biancaneve. Io adoro Biancaneve, mi piace tantissimo, quindi ho preso lei. Ci sono all'interno 14 colori, il pack devo dire che è fantastico, in questo cartonato che è anche bello rigido, quindi comunque bello spesso come cartone, quindi non è proprio cheap di quelli che leggerissimi. Dietro qua troviamo la gamma colori, ecco, ci fa vedere gli ombretti che andiamo a trovare all'interno con i vari nomi, bellissimi. E poi si apre, abbiamo un bello specchio rettangolare, poi la solita plastichina che io ancora non ho tolto ed è ancora attaccata sopra. Cioè, fate voi come sono stata brava. Questi sono gli ombretti. Cioè, allora, oltre ai nude marroncini neutri, troviamo questo blu qua sparaflesciante elettrico che dopo vado a swatchare, poi sono curiosa di vedere se è bello scrivente da come può sembrare in cialda. Questa cialdina qua particolare verde, anche questa qua è molto particolare come cialdina,
molto bella. Vi vado a fare gli swatch e torno, così vi faccio vedere anche i colori swatchati, anche se magari sicuramente li avrete già visti, però voglio farvi gli swatch lo stesso. Ok, sono tornata con gli swatch, non mi ci stavano tutti di qua, quindi ho fatto gli ultimi due di qua. Qui in alto troviamo il dorato e questo qua, che magari potete vedere di meno, è quello color burro. Poi per il resto questi sono tutti i colori. Questo è il blu che vi dicevo, e poi questi sono gli ultimi due. Hanno una scrivenza fantastica, per quello che anche li ho pagati, cioè sono veramente bellissimi. Cioè, guardate, hanno una scrivenza veramente molto molto bella e non sono neanche a prelevarli col dito, non sono neanche troppo polverosi. Poi voglio vedere comunque con il pennello, cioè veramente io ve la voglio rimostrare perché è magnifica. Sono contenta di aver preso questa perché la gamma di colori, devo dire la verità, era quella che anche più mi piaceva di tutte le altre. Una aveva anche al posto del blu per esempio un rosso, però io sinceramente ho preferito prendere loro perché sono colori che vado a utilizzare tutti. Quindi questa qua, vediamo se riesco a dirvi anche il prezzo. Allora, l'ho pagata 10,69 euro. Sì, 10,69 euro, quindi secondo me il prezzo è giusto per questa palette, anzi comunque hanno una scrivenza pazzesca e sono curiosa di provarli. Dopo vi mostro l'altra palette che ho preso e poi magari sceglierete voi quale vorrete poi vedere magari in un video trucco, o se no le andremo a provare tutte quante, comunque vabbè. Ora metto un attimo via questa meraviglia, cioè devo dire che è bellissima. Ora vi mostro due pezzi che ho preso invece delle cattive, quindi di Catrice, e ho preso lei, cioè fantastica, Ursula la cattiva della Sirenetta, bellissima. Ho preso una palette occhi e un illuminante. Vi mostro subito l'illuminante, che è lo 01 Demonic Rose. Si apre così, la pellicolina l'ho già tolta, c'è un grandissimo specchio e questa è la cialdina con Ursula disegnata. Ora facciamo lo swatch. Questo è lo swatch dell'illuminante. È abbastanza discreto, ecco, come illuminante. Sicuramente non è potente come quello che ho su di Too Faced, però comunque è molto bello anche questo. Vediamo un po' se riesco a mostrarvelo un po' meglio. Sì, pensate che ho fatto anche uno swatch abbastanza leggero, Proviamo un po' a intensificarlo per farvelo vedere. Vediamo. Eccolo qua. Sì, è discreto come illuminante. Dal vivo devo dire che si vede di più rispetto a quello che si nota magari in telecamera. E ora vi mostro invece la palette occhi, che io l'ho presa per i colori, e poi vabbè, a me della Disney mi piacciono tutti i personaggi, quindi c'è, cioè, delle principesse, delle cattive, a me piacciono tutti. Sono ho guardato quella che mi piacevano di più, gli ombretti. A dire la verità mi piaceva anche tantissimo l'altra, che ora però non ricordo di che cattiva fosse. Comunque vabbè, trovate veramente un sacco di video anche su YouTube. E mi piaceva veramente anche l'altra ed ero tentata ad acquistare anche l'altra insieme a questa, però poi mi sono trattenuta perché ultimamente veramente ho comprato tante palette nuove occhi, e quindi niente, ho preso solo lei. Dietro troviamo anche qui tutti gli ombretti con i vari nomi e gli ingredienti. E ora vi mostro la bellezza. C'è sempre la pellicola, che vado subito a togliere così almeno. Ecco qua. Anche qui abbiamo uno specchio che veramente è enorme, eccolo qua. Questo è lo specchio, che è veramente grandissimo. Io mi vedo tutto il mio viso riflesso sopra, bellissimo. Ah, non voglio piegarla perché ho paura di fare qualche danno, quindi ve la mostro così. E questa è la palette, cioè io non potevo non prenderla questa. Amanti dei toni rosa, viola, lilla, ma vedete la meraviglia. Poi queste cialde qui, cioè, sono particolari perché sono delle cialde, è una cialda marmorizzata molto particolare. Sono curiosissima di vedere com'è sbocciata.
anche se ho già visto dei video, ma sinceramente non mi ricordo più gli swatch di questi colori. Abbiamo anche un glitter che a vedere così si chiama Ocean ed è bello bello spesso, questo qua argentato, è spessissimo, sono dei glitter, sicuramente solo glitter. Nulla, vado a fare gli swatch e poi torno da voi. Allora, eccomi tornata con gli swatch. Ho fatto le prime due file qua, dopo do le mie considerazioni, ecco qua, mentre di qua ho gli swatch della della terza e la quarta fila. Questo è i glitter, sono i glitter argentati, molto belli rispetto ai glitter rosati, che in teoria sono questi, ma non sono riuscita a swatcharveli, perché non sono effettivamente riuscita a swatcharveli, vedete? Non sono riuscita proprio. Vediamo se riesco a farlo adesso, ma cioè sul dito sono questi e sono pazzeschi, ma applicarli è un po' difficile rispetto ai glitter di quelli che ci sono nella palette di Too Faced. Questi credo che farò più fatica ad andarli a applicare, però vabbè, ovviamente mi riservo di dire altro, perché voglio provarli sugli occhi, ovviamente. Però i glitter dorati, devo dire che la stesura è stata un po' più facile per quanto riguarda invece quelli lì sul bronzo. Allora, sono rimasta un po' delusa da alcuni colori, soprattutto dagli ultimi due qua, che in pratica questo viola qui sarebbe questo qua, questo viola qua scuro. Quindi, cioè, vedete anche voi, sarebbe questo, cioè si perde tutto. Vi faccio vedere. A parte che è un po' difficile per me farvi gli swatch con queste unghie qua. Cioè, sul colore della cialdina sembra un viola intensissimo, poi è questo qua. Totalmente diverso da come potrebbe sembrare in cialda. Il penultimo, che si chiama Flotsam, non so se l'ho pronunciato bene, questo qua, si vede poco e niente anche questo, che sarebbe qua, cioè non si vede niente. Ve lo faccio vedere sul dito, ma sul dito così si vede un pochino di più, poi dopo sbocciato si perde tutto. Quindi, allora, come scrivenza io preferisco molto molto. Ah, vi mostro quella marmorizzata, che sarebbe questa qua. Questa è quella marmorizzata. Non è brutta, devo dire. Questo è un bel colore, bello scrivente. Anche questo prugna qua sarebbe questo qua scuro. Sono rimasta, devo dire la verità, un po' delusa da questa palette. Allora, considerazioni finali. Sono rimasta delusa per quanto riguarda questa palettina qua di Catrice. Sono rimasta un pochino delusa. Mi aspettavo una scrivenza maggiore. Però alcuni colori sono più scriventi, altri invece differenti proprio da come si vedono in cialda, e quindi sono rimasta un po' delusa. Mi aspettavo magari una scrivenza maggiore, e rispetto invece a questa qui, che io trovo fantastica. Quindi tra questa di Catrice e questa di Essence, secondo me la migliore, almeno finora facendo gli swatch, secondo me è questa qui di Biancaneve. Quindi nulla, questa sono rimasta un po' delusetta, devo dire la verità, però comunque voglio vederla anche all'opera sugli occhi, vedere un po' com'è. Quindi questa la proveremo, anche questa insieme. Sicuramente faremo un look con queste due palettine. Fatemi sapere cosa ne pensate giù nell'info box. Fatemi sapere quale vi è piaciuta di più, se Biancaneve o Ursula. A me, sinceramente, Biancaneve. A vederle così ero molto, molto. Mi aspettavo tanto da questa di Catrice, forse troppo.
E invece questa mi ha veramente stupita, stupita veramente. Fatemi sapere giù appunto nell'info box voi cosa ne pensate, se avete acquistato qualche pezzo di questa collezione, cosa avete preso, se magari mi consigliate qualcosa, se lo trovo, perché è introvabile veramente questa collezione, va subito sold out. Ora vado a ripulirmi un po' tutti gli swatch e poi andiamo ad aprire la mystery bag. Allora, non vi ho detto i prezzi, mi sono dimenticata, perdonatemi. Allora, il prezzo dell'illuminante di Ursula di Catrice è di 8,59 euro, mentre la palettina occhi, questa qui, l'ho pagata 13,99 euro, quindi questa veniva un po' di più rispetto a quella di Essence. Ora apriamo la mia mystery bag, la mia prima mystery bag. Questa veniva data in regalo facendo un ordine di almeno 30 euro. Ok, vado a pescare, non guardo, non voglio vedere quello che c'è dentro. Allora, primo prodottino che abbiamo preso è di Pink Panda, proprio della loro linea, in edizione limitata di Natale, Red Winterberry Hand Cream. Quindi una crema per le mani, vegan friendly, eccola qui, sono 50 ml, il pack è bellissimo, bellissimo, stupendo. Molto buona. La vado ad applicare perché mi sono appena lavata le mani dagli swatch e non l'ho ancora applicata. È bella, bella idratante. Buona la profumazione. Una profumazione di frutti rossi. Molto buona. Questo adesso, vabbè, è così perché appunto era tutta ovviamente rovesciata dentro al sacchettino, e quindi questa è la crema mani, lascia veramente le mani molto molto lisce. Poi peschiamo questo qua, uno smalto, sì, uno smalto, aiuto, non riesco ad aprirlo. Smaltino sempre di Pink Panda, colorazione Christmas, si chiama Christmas, ottimo, è fantastico pure il pack perché ha il tappino con tutti i fiocchi di neve dorati ed è questo rosso molto molto bello. Poi abbiamo trovato un mascara della marchio Maiani, marchio che sinceramente io non ho mai sentito, è un mascara. Dovrebbe promettere lunghezza, un mascara lunghezza, è questo qui, eccolo qui, andiamo a vedere lo scovolino, dai sì, questo è lo scovolino, vedete, stondato e ha le setole in silicone, preleva anche la giusta quantità di prodotto, non c'è troppo prodotto sullo scovolino, sono curiosa di provarlo, del marchio Maiani, mai sentito nominare, devo dire la verità. Poi, ultimo prodottino che c'è all'interno, è un flaconcino, comunque l'imballaggio è veramente top. Allora, sempre di Pink Panda, Candy Crush Cane Bath & Shower Gel da 100 ml. La confezione è molto carina, rossa, sembra abbastanza liquido, però no, non mi piace la profumazione, no, non mi fa impazzire la profumazione, questo boh, lo andrò a regalare, no, non mi piace la profumazione, strano però perché sì, bah, no, non mi piace la profumazione per niente. Va bene, dai, abbiamo trovato questi prodottini qua, quattro prodottini, sono comunque sempre graditi, sono dei regalini ovviamente, facendo un ordine di 30 euro veniva data questa mystery bag natalizia. Nulla, io ho terminato, spero che questo piccolo video vi sia piaciuto, vi abbia fatto compagnia, fatemi sapere cosa ne pensate di questi acquistini giù nei commenti, io vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, ciao!